Da che parte devo cominciare? Queste donne sono imprenditrici e sono rappresentanti ciascuna di una categoria imprenditoriale. Il nostro scopo è proprio quello di promuovere tutte le iniziative che possono servire a incentivare l'imprenditoria femminile, quindi aiutare le donne a diventare imprenditrici. Allora, in questo senso ci siamo occupati di attività di formazione, ci siamo occupate e ci occupiamo di facilitare l'accesso al credito per le donne. Il comitato ha una segreteria che è attiva in Camera di Commercio e quindi abbiamo uno sportello con una persona che è disponibile a dare tutte le informazioni necessarie alle donne che vogliono diventare imprenditrici. Sul sito della Camera di Commercio abbiamo un kit di autoapprendimento per aiutare le persone che non hanno praticità sulle nuove attività, sulla prassi, sui costi di un'attività, e quindi abbiamo fatto questo strumento in modo che ognuno da casa può vedere quali sono i passaggi per diventare imprenditore. Lei che scuola ha fatto? Ragioneria e giurisprudenza per il informatico. Che settore le interessava? Cosa voleva aprire? Vediamo poi sulla banca dati. Guardi, non saprei, io ho pensato comprare all'ingrosso e distribuire. Allora, per i permessi deve sentire in comune. È a Parma o provincia di Parma? Parma. Sì, allora deve andare al DUC e poi a Mia Alimentana, allo sportello per le attività produttive. Sì. Quindi passato in comune, poi per aprire l'attività in Camera di Commercio può rivolgersi o a un'associazione di categoria oppure a un consulente o un commercialista. Le do io l'elenco di tutte le associazioni di categoria di Parma e lei, secondo il suo settore, può rivolgersi all'associazione che preferisce. Il locale l'avete già individuato? Ogni attività ha dei requisiti, ci saranno delle norme, delle licenze che dovrà seguire. Sì, poi mi chiedeva finanziamenti. Sì, poi io se dovessi aprire dovrei avere un capitale tutto il mio personale o c'è anche la banca che mi aiuta? Sì. A Parma abbiamo la convenzione per l'imprenditoria femminile e consiste nella possibilità di ottenere un finanziamento con un tasso agevolato. La Camera di Commercio ha posto in essere un abbattimento tassi del 2%, avrà poi una garanzia che viene gestita dalle cooperative di garanzia che trova qui in Camera di Commercio. Le cooperative di garanzia hanno lo scopo principale di facilitare l'accesso al credito ai propri soci. Le cooperative rilasciano una garanzia su dei finanziamenti che vengono erogati dagli istituti di credito convenzionati. Su questi finanziamenti ci sono dei tassi convenzionati con gli istituti di credito, ma vengono soprattutto, per quello che riguarda l'imprenditoria femminile, viene rilasciato un contributo in conto interessi della Camera di Commercio al fine di abbassare il tasso di interesse di 2 punti percentuali. Sono un'imprenditrice agricola e conduco un'azienda insieme alla mia famiglia. È un'azienda zootecnica dove si allevano vacche per la produzione di latte che viene trasformato in parmigiano reggiano e in più coltiviamo anche pomodoro per l'industria alimentare. Ormai sono più di 10 anni che all'interno di questa azienda abbiamo anche una fattoria didattica. È uno spazio che ci siamo ritagliate io con le mie cognate, è uno spazio proprio nostro che ci permette di dare più valore al lavoro
che viene fatto in azienda al lavoro degli agricoltori. Donne agricole imprenditrici ce ne sono poche. Ultimamente i giovani si stanno aprendo anche a queste tematiche della valorizzazione del lavoro femminile, anche perché le diversificazioni aziendali tante volte avvengono perché ci sono le donne che le portano avanti. Quindi anche gli agriturismi, le aziende che fanno vendita diretta, le fattorie didattiche, tantissime sono gestite da donne. Sono la figlia di un imprenditore, lavoro nell'azienda di famiglia. Io ho una tipografia, sono partita dall'amministrazione, poi guardi i clienti, poi i fornitori, poi segui la produzione, poi impari come fare i preventivi. Devi avere, ma giustamente, una visione a 360 gradi. Secondo me un imprenditore è chi ha una mente aperta, che guarda in faccia i problemi e va avanti. Ha comunque la libertà di muoversi e di seguire il proprio istinto. Essendo figlia, il padre pretende ancora di più rispetto ad altri, quindi non è così facile. Il padre non è più padre, ma è imprenditore. Io questo passaggio qua l'ho percepito molto, cioè è stato duro, più quello che fare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Il nostro settore è la cooperazione. Noi siamo un'impresa fatta principalmente di donne, che si è costituita già nel 1989. Da un gruppo di allora giovani provenienti per la maggior parte dall'Università di Parma. Noi siamo una società di consulenza, quindi eroghiamo servizi per le imprese, soprattutto sulla sicurezza del lavoro, anche sull'ambiente, la qualità e in generale la formazione rispetto a tutti questi temi. Siamo diversi soci, quindi siamo persone che hanno investito un capitale in questa azienda, contemporaneamente siamo anche lavoratori, ci siamo ritrovati ad essere principalmente donne, ci siamo ritrovate poi a sposarci, a avere dei figli e certamente questo ha impattato anche sulla nostra storia, sulle nostre scelte. Noi abbiamo cercato di fare in modo che i bisogni delle persone e le esigenze dell'impresa potessero stare insieme il più possibile. All'inizio abbiamo applicato molto il part-time, più avanti abbiamo anche scelto di introdurre il telelavoro. Sono tanti anni che lavoriamo dovendo conciliare e i risultati comunque sono positivi. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Sono rappresentante all'interno del comitato per l'unione industriale. Noi abbiamo investito in un'azienda che fa allestimenti fieristici e organizza eventi. Negli ultimi 10-15 anni devo dire che ci sono stati dei passaggi generazionali per cui ci sono tante donne che ricoprono ruoli fondamentali, che sono imprenditrici in aziende che una volta erano esclusivamente dei padri o dei nonni. Francamente non penso che la discriminante sia il sesso, maschio o femmina. Se una persona ha competenze e le acquisisce nel tempo, le vengono poi riconosciute. È più faticoso, è più lento il percorso. Quando sei dipendente hai l'onere e l'obbligo morale, a mio avviso, di svolgere bene il tuo compito. L'imprenditore ha la responsabilità per sé, per i terzi e per i dipendenti, perché la vera risorsa sono le persone. No, questo rossetto è andato a 6 o è andato a 3? Sono nell'attività del commercio di profumeria. La mia azienda è stata fondata dalla mia mamma nel 1955. Mia madre con sua sorella hanno deciso di aprire una profumeria. Poi mia zia è una persona, diciamo, all'epoca molto elegante, ci teneva, diciamo, alla bellezza. Mia madre, che era quella invece un pochino più pratica, e poi quella che in definitiva ha condotto l'azienda fino a che non mi ha lasciato la possibilità di condurre in prima persona. Sono molto legata a quello che è la storia della mia azienda, per me è un valore fortissimo, soprattutto sul territorio, che è una città come Parma, è una città abbastanza piccola, però vuole essere una città moderna. Il legame comunque con la tradizione e il passato è un valore, secondo me, da mantenere. Io parlo sempre, per quello che riguarda la mia azienda, di
innovazione con un legame forte alla tradizione. La cosa più importante è l'entusiasmo, secondo me, anche l'intraprendenza, il coraggio, perché no? Bisogna saper rischiare, una buona dose di fortuna e tantissimo, tantissimo impegno. La cosa più difficile, ma anche più importante, è saper coinvolgere i propri collaboratori. Finalmente sono diventata un'imprenditrice.